e si comincia a discutere anche da noi di obbligo vaccinale. Obbligo vaccinale per poter accedere ai servizi. Allora, naturalmente subito si è scatenata la reazione della destra. Giorgia Meloni ha detto andiamo verso una società orwelliana. Una misura raggelante. Io sono per la libertà. Salvini ovviamente ha detto che naturalmente non si può obbligare nessuno a far niente. Lui per primo non mi risulta che si sia ancora vaccinato. Lei, ministro, si è vaccinato? Sì, sì. Ho fatto venerdì la seconda dose Pfizer senza avere nessun tipo di reazione. E poi credo che sia giusto ricordare che il principio è opposto a quello che dice oggi la Meloni. Io credo che il vaccino sia il veicolo, forse l'unico veicolo di libertà che abbiamo oggi. Perché se c'è la possibilità di non vaccinarsi, c'è. Se questa possibilità però viene colta da un numero di cittadini che non consente l'immunità di gruppo, più che di gregge, questo porta invece a restrizioni reali della libertà. Porta ai lockdown, porta al non poter andare al bar, al ristorante, a chiudere le attività. Quindi lei in linea di massima è favorevole all'obbligo per alcune categorie perlomeno? Beh, noi abbiamo già votato in Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento l'obbligo per le categorie sanitarie di vaccinazione. Io sono certo che ci siano strumenti di convincimento, soprattutto nel nostro paese. La Francia ha un problema diverso perché ha uno zoccolo duro di Novax probabilmente più corposo del nostro e quindi da qui la rigidità giusta di Macron. I dati che abbiamo noi sono migliori, oggettivamente migliori, non come numero di vaccinati ma come potenziali vaccinati e come minori resistenze. Credo che invece il ragionamento sul Green Pass vada proprio nella direzione che dicevo prima, cioè per garantire le libertà si deve pensare di stimolare l'uso del Green Pass per stimolare la vaccinazione. Quindi secondo lei questo è un modello, è interessante la discussione che c'è in Francia, lo ricordava con Città di Gregorio, nel merito Macron dice per entrare nei, così lo leggiamo precisamente com'è, per entrare nei ristoranti, nei bar, negli aerei, nei pullman e nei treni, dal 21 luglio il pass sarà richiesto anche per entrare nei cinema, nei teatri e in tutti i luoghi dello svago. Il pass sanitario significa vaccinazione o test negativo, vaccino obbligatorio per personale sanitario e per chi è a contatto con il pubblico. Questo modello, secondo lei, che non è l'obbligo vaccinale, è l'obbligo del pass, che è una cosa diversa. Questo modello, è un modello avviso, che potremmo applicare anche noi qualora ve ne fosse la necessità? Io credo che sia giusto aprire oggi una discussione su questo modello, limitandola ad alcune attività, perché ritengo che nel nostro paese non sia necessario pensare ad esempio a bar e ristoranti, però ad esempio le discoteche, che sono le pochissime attività ancora chiuse e interdette, anche per stimolare la vaccinazione dei giovani, pensare al Green Pass per accedere alle discoteche, cioè, è un ragionamento da fare. Di non vaccinarti, ma se non ti vaccini alcune cose non le puoi alcune fare. Cose ti sono interdette. Perché altrimenti se invece la curva dei contagi, che è ovvio che crescerà per una serie di ragioni, perché ci sono state ovviamente delle aperture, perché siamo ritornati a una vita più vicino possibile a quella normale. A quel punto o avremmo un paese sostanzialmente vaccinato oppure l'alternativa sarà quella di tornare verso le chiusure, perché è il tema che si stanno ponendo altri paesi come in Gran Bretagna, i dati li vediamo. Mentre sta parlando, ministro, mi stavo chiedendo